10 maggio, ben ritrovati e benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Buongiorno a tutti, eccoci qui, ci ritroviamo per l'ennesima nostra puntata per raccontare una nuova realtà che è venuta qui a trovarci oggi in studio. Beh, nuovo per noi in realtà un po' che girano a Milano, abbiamo avuto l'occasione anche di conoscere qualche settimana fa, una bellissima visita al cimitero monumentale, una visita particolare perché era una visita in LIS, sapete che ogni tanto ne parliamo, no? Della lingua dei segni italiana, ma insomma parliamo con i protagonisti di oggi. Eccoli qua di fianco a noi, li vedete, buongiorno, grazie mille a Giuseppe Ciao. Ferraro e Alessandra Viganò, buongiorno, di Umane Alterazioni. Come va? Tutto bene? Grazie di essere venuti. Grazie a te per l'invito, tutto bene, stiamo bene. Grazie mille. Felici di essere qui. Grazie mille davvero anche per essere qui con noi. Allora, Umane Alterazioni è il nome della vostra associazione, un nome interessante anche perché c'è un gioco, lo dico male infatti il nome, non è proprio Umane Alterazioni, è Umane... È Umane Alterazioni. Ok. C'è questo gioco di parola, sono un po' delle alterazioni, perché ci piace tanto questo modo un po' diverso di interagire con le persone, e però anche un po' l'idea altre azioni, ecco quelle buone, quali azioni? Quelle buone che ci piace fare con i nostri progetti in giro per la città. Quando nasce Umane Alterazioni e perché? Nasce nel febbraio 2017 e nasce per dare il nostro contributo. Milano è una città che offre moltissimo, che lavora già molto sul sociale, però volevamo fare qualcosa di nostro che magari si caratterizzasse un po' per il registro, no? Il nostro modo di creare relazioni. E così mettiamo insieme un po' di persone e siamo partiti, oramai più di 2 anni fa. Che cosa fa Umane Alterazioni? Qual è la vostra caratteristica? Appunto, dicevi le relazioni, ma in che maniera? Guarda, inclusione sociale a tutto tondo, naturalmente con progetti che sono i più disparati fra loro. Da una parte c'è un grande tema, lavoriamo tanto sul tema dell'accessibilità, l'accessibilità come momento di possibile momento di relazione e inclusione. E l'accessibilità anche in questo caso ho osservato da diverse prospettive. Ultimamente stiamo lavorando molto sul mondo della sordità ed è un po' il motivo per cui ci siamo conosciuti qualche settimana fa in un bel progetto che era organizzato nell'ambito del Festival del Silenzio. Gli amici di Fattoria Vittadini, li saluto, sono veramente forti. Noi abbiamo sviluppato una visita guidata in LIS, ma aperta a tutti grazie ad un interprete, al Cimitero Monumentale di Milano. Ed è un po'... E vi assicuro che è molto interessante come visita, tanto che vabbè, io insomma praticamente non so assolutamente niente di LIS, se non 4 parole, ve l'ho dimostrato un paio di volte in questa trasmissione che con altri ospiti, ma era molto più interessante quasi seguirla in LIS, nonostante magari si perdesse qualche passaggio, ma era molto bello quanto si veniva, eri tu incluso proprio nella traduzione in LIS, cioè nella spiegazione in LIS direttamente, perché diventava veramente quasi una performance fisica, perché sì. Sappiamo quanto la LIS è espressiva anche, no? Una sorta di inclusione al contrario, sì, ecco, sì. Un po' un'alterazione, no? Cioè alteriamo infatti un po' l'equilibrio tra chi deve essere incluso e chi in realtà sta operando. Beh, il nostro modo è un po', il nostro modo di osservare il tema è sempre un po' questo: non c'è qualcuno che davvero debba essere incluso, siamo tutti sullo stesso piano e ognuno di noi ha le sue caratteristiche, i suoi strumenti, la sua lingua, e talvolta creiamo le opportunità perché delle comunità che sarebbero distanti fra loro si possono incontrare in qualcosa. L'arte aiuta in questo. Per parlare di relazione sociale, e appunto detto anche l'arte aiuta in questo, qui viene benissimo parlare quindi del progetto appunto che segui tu, Alessandra. È un progetto appunto non solo di inclusione, ma proprio di condivisione, di creazione di interazioni, forse. Non so, come definisce appunto il progetto del teatro sociale? Ah, il teatro sociale non ha una vera e propria definizione, questa è la cosa più bella, nel senso che noi abbiamo buttato fuori questa idea che nasce da noi e ognuno poi l'ha interpretata a modo proprio. Si è presentato al progetto di teatro sociale e noi al primo incontro abbiamo chiesto perché sei qui, e ognuno ha dato la propria idea, il proprio stimolo del perché poi fosse venuto lì. E il progetto di teatro sociale nasce dalla voglia sempre di inclusione. Prima di tutto è un gioco. Io credo che il gioco, il poter tornare bambini in tutti i momenti possibili sia la cosa migliore e diciamo permette una relazione, un momento artistico di espressione a chi quotidianamente non ce l'ha, non se lo permette.
che cosa fate poi in concreto per questo? Che cosa facciamo? Perché non è appunto, non stiamo parlando della volta dove ti insegniamo a fare teatro. Dovevamo creare la suspense. Giusto, non è una scuola di teatro. No, assolutamente. È tutt'altro, no? L'idea è proprio questa, non vogliamo insegnare e non vogliamo che qualcuno impari il teatro. Il teatro è un mezzo per giocare. Diciamo che quello che sostanzialmente si fa è, o quello, partiamo da quello che faccio io parto dall'esigenza della persona, quindi io ti chiedo di che cosa vuoi parlare in questo momento della tua vita. Dalla tua esigenza raccolgo un testo che io leggo, e da quel testo a livello istintivo prendo delle parti dei testi, che possono essere dei monologhi o dei dialoghi. A quel punto, durante l'incontro, cerco di far giocare il più possibile la persona su quello che può essere l'esigenza del personaggio del testo. Tutto si chiude in un incontro solo volta per volta, questo proprio anche per lasciare una sorta di leggerezza incontro per incontro, non ti do niente, tranne il testo da leggere se hai voglia di leggerlo tra una lezione e l'altra, tra un incontro e l'altro. E quindi è questo il gioco, ed è la cosa che mi piace anche particolarmente, che a parte me che sto fuori un po' per avere anche una visione globale di quello che sta succedendo, tutti giocano, Beppe compreso. È veramente meraviglioso, è veramente bello vedere come le persone poi si svuotano di quello che è il proprio essere adulti per 2 ore. Dopo ritorniamo allora sul progetto del teatro, perché appunto sono curioso di sapere anche come fare a farlo, nel caso di che cosa, appunto qual è poi l'obiettivo finale, cosa state pensando di fare. Quali altri progetti per oltre a quello del teatro fa Umane Alterazioni? Facciamo tanti progetti, diciamo, rimanendo per un attimo sul tema dell'accessibilità, un po' il nostro progetto, un progetto che ci accompagnerà per tutto il 2019 è Segni d'Arte, siamo oramai alla terza edizione. E cos'è Segni d'Arte? Sono una serie di visite guidate in LIS nei principali musei milanesi, anzi nelle principali mostre della città. Ci siamo resi conto nel tempo che Milano è una città, ripeto, che fa già moltissimo da quel punto di vista, però spesso quello che non si riesce, magari che non esiste o che non c'è, è la possibilità di partecipare all'iniziativa del momento che coinvolge, voglio dire, un po' tutti noi, no? Quindi domenica ad esempio saremo alle 5, quarto incontro, terzo incontro del 2019 se non ricordo male. Uh-huh. Poi vi invito magari a consultare bene il calendario sul nostro sito, che è www.umanealterazioni.org. Terzo incontro di Segni d'Arte, saremo a Palazzo Reale per la mostra di Angra, e come sempre naturalmente la partecipazione è aperta a tutti. In questo caso spesso si crea un gruppo di naturalmente sordi segnanti o udenti che a loro volta segnano, stanno studiando, sono molto interessante, perché speriamo che poi parole. In realtà è un'idea semplicissima che però pochi hanno avuto, mi viene anche da dire questo. Sì, nel senso, in un certo senso. Cioè, sì. È stata quella cosa che ho detto: ma come? Che forse dovrebbe, ma come nessuno lo fa? Come è possibile? Ci sono delle tantissime mostre a Milano, è pieno, che però durano magari un mese e mezzo, due mesi, tre mesi solitamente. Non tutte stanno 7-8 mesi, come magari, non so, quella di Real Body, che è rimasta qua 2 anni e mezzo praticamente senza andarsene. Alcune sono molto brevi, e quindi è difficile che chi magari le organizzi delle giornate o delle visite per chi magari appunto è affetto da sordità. E quindi in quel campo, in quel caso, entrate voi in gioco. Cerchiamo di colmare questo vuoto, cioè cosa manca? Perché non si organizzano? Beh, molto spesso per questioni di sostenibilità economica. Però diciamo il nostro modo di operare ci permette comunque, tra l'altro ringrazio il Pio Istituto dei Sordi di Milano che ci permette di realizzare questo progetto, e già per la terza volta ci sostiene concretamente, però anche grazie al contributo del Pio riusciamo naturalmente ad organizzare una serie di iniziative che ci permettano di coprire un po' tutto l'anno solare e in un certo senso di dare un'occasione al mese alla persona sorda di poter partecipare attivamente ad una visita guidata che è pensata per lui in questo caso, ma che come sempre lo mette in contatto anche con una comunità che magari non incontrerebbe in altro modo, ecco. E in questo caso però si tratta proprio di poter, un progetto di accessibilità, proprio perché ti dà la possibilità di accedere a un contenuto che diversamente non sarebbe possibile. Tutto qui. Cosa bella appunto che viene fatta, diciamo, in doppia lingua, perché poi comunque c'è anche l'interprete per gli udenti. Sì, e quindi quando abbiamo delle persone udenti che non segnano è molto bella, perché a questo punto appunto diventa veramente inclusiva
in doppio livello, cioè sia per l'uni che per gli altri. Esattamente. Molto, molto, molto interessante. Ricordiamo bene, allora, il 19 di maggio, cioè questa domenica. Sì, alle 5 saremo alle 5, a Palazzo Reale per la mostra di Dominique Ingres. Perfetto. Torniamo un attimo però invece al teatro. Chi è che viene a fare il laboratorio di teatro sociale? Chi è che viene? Viene chiunque. Nel senso, non c'è uno stereotipo, un qualcuno che viene prettamente per, proprio perché non è una scuola di teatro. Alla scuola di teatro si va perché si vuole imparare, oddio, non è detto che si voglia diventare attori. No, magari abbiamo questa abilità artistica si ha magari. Invece qui no, c'è la persona che fa teatro da sempre e che vuole mettersi in gioco ancora una volta, magari ha molto tempo libero. C'è chi non ha mai fatto teatro, non ha mai fatto teatro e appunto si è avvicinato al progetto di teatro sociale dal titolo, l'ha interpretato a modo proprio e... Molto interessante questo, che ognuno può, diciamo, interpretare, sì, un po' alla propria maniera, che è cosa significa teatro sociale. È veramente bello. E la cosa che ci ha colpito entrambi, sia me che a Beppe, è che una persona in particolare ci ha dato la sua definizione di teatro sociale. E dopo la prima lezione, se non sbaglio, dopo il primo incontro, ho detto: ecco, esatto, era proprio questo che cercavo. E questo è stato fantastico, perché lei l'ha interpretato. È stata una bella soddisfazione. Lei l'ha interpretato, lei l'ha vissuto a modo suo, perché poi ognuno lo vive a modo proprio. E lei ha detto sì, era è esattamente quello che cercavo. Uno di quei casi in cui te la canti e te la suoni va benissimo che sia esatto, così. Sì. Cioè, ed è giusto che sia così. Assolutamente, assolutamente. Sì, sì, sì. Quali sono le soddisfazioni? Tu comunque sei un'attrice di teatro, hai già fatto appunto la tua carriera, comunque questa. E quali sono le soddisfazioni poi nel vedere appunto un progetto del genere, che non è, come diciamo, appunto una scuola, non è insegnare a diventare l'Amleto perfetto di domani, ma è tutt'altro? Beh, la soddisfazione più grande è, diciamo, quello che io cerco di passare alle persone che vengono al nostro laboratorio è non voglio che ci sia giudizio. Non voglio che ci sia giudizio né tra di voi e non c'è neanche da parte mia. Io voglio vedervi giocare e ripeto sempre questa parola perché è un po' una parola che mi appartiene molto. E la cosa più bella per me è stato quando a un certo punto, quindi io dico non mi importa vedervi di spalle, non relazionatevi con me, relazionatevi solo tra di voi. E c'è stato un momento in cui dovevo fermare l'improvvisazione perché volevo portarla da un'altra parte e non riuscivo a fermarli perché nessuno stava guardando e parlando con me, ognuno stava giocando nel proprio mondo, nei propri angoli tra di loro. E quello per me è stato bellissimo, perché quello era l'obiettivo, mettere in relazione e permettere appunto dare la possibilità di essere liberi, liberi per 2 ore. Giuseppe, sì. Prima parlavamo di inclusione, sì. Ad esempio dei sordi, quindi che hanno comunque una disabilità e quindi hanno difficoltà magari a includersi in un mondo che a volte, certo, fa finta di niente, cerca di tenere alcune disabilità un po' ai margini. Qui invece nel teatro sto parlando invece di creare relazioni. È forse complicato a volte, se mi è da dire, in una città come Milano creare delle relazioni a prescindere proprio dalle proprie disabilità, diciamo, nel senso che dalle disabilità di ognuno di noi, che poi tutti quanti più o meno magari abbiamo, è difficile ancora. Milano è ancora una città difficile in cui costruire relazioni? Guarda, questa è una bellissima domanda. Io non so se sia più o meno difficile. Certamente, come dire, nella nostra esperienza, per come noi viviamo questa città, per quello che abbiamo fatto in questi 2 anni di attività, noi rileviamo questo bisogno. Ci sono tante persone, a prescindere dalla disabilità, che non trovano un pezzettino di mondo nel quale esprimersi liberamente, senza giudizio, senza pregiudizi, non hanno magari possibilità, talvolta non hanno necessariamente le possibilità economiche, e sappiamo che Milano è una città complessa da questo punto di vista, un po' tutto costa, la faccio molto semplice. E allora costruiamo dei progetti che hanno, no, che cercano di riequilibrare un po' questo paradosso. Il laboratorio di teatro sociale è un laboratorio completamente gratuito, non serve che tu abbia delle esperienze pregresse dal punto di vista teatrale, come ci raccontava Alessandra, non c'è nessun giudizio, partecipi, costruisci una relazione, questa relazione produce energie, noi speriamo buone, ma la sensazione va assolutamente in questa direzione, e queste energie sono molto importanti per chi è parte di questo laboratorio. Quello che cerchiamo di costruire è questo, una piccola zona franca nel quale potersi esprimere liberamente con quello che hai,
con il tuo portato, la tua vita, le tue emozioni, le tue sensazioni. C'è un solo requisito, devi avere voglia di creare una relazione, di dialogare con gli altri. È un po' la nostra risposta a momenti un po' difficili da questo punto di vista. È molto interessante, appunto, perché sembra, guardando la città, che invece questa voglia non ci sia, che sembra che insomma la gente fuga un po' dalla voglia di relazionarsi col prossimo, anzi di chiudersi in casa e via. Invece tu mi stai dicendo invece è proprio il contrario, invece sembra che la gente anzi ha bisogno di spazi sicuri in cui fare questo. Esattamente, il bisogno esiste. Spesso, come dire, non ci sono le condizioni per creare questa piccola magia, e noi cerchiamo di creare queste condizioni di contesto, ecco. Come possiamo fare, appunto, per partecipare al progetto del Tanto Sociale? È semplicissimo, direi che potete partecipare, diciamo, sempre. Basterà scriverci una mail sul nostro sito www.umanealterazioni.org nel progetto Teatro Sociale. C'è una piccola mail che è prenotazioni@umanealterazioni.org. Avvisateci, guardate il calendario delle iniziative. Noi ci incontriamo circa due volte al mese, esatto. Il secondo e il quarto venerdì del mese, solitamente. Ma vi invito sempre a controllare il calendario. Ci vediamo a Milano, siamo proprio in centro, e ringrazio gli amici del Chi Ama Milano, che sono partner di progetto e mettono a disposizione il loro spazio, che per due volte al mese si trasforma in un piccolo teatro vero e proprio. Esatto. E quindi basta scriverci, vi aspettiamo. Dove vuoi arrivare, Alessandra, con questo progetto teatro? Qual è l'obiettivo finale? Allora, il nostro obiettivo finale, che in realtà è l'obiettivo di partenza, e per ora rimane un puntino, ma non perché pensiamo di non realizzarlo, ma perché poi adesso ci siamo concentrati su altro, è il portare uno spettacolo nelle periferie. Era il nostro obiettivo, quindi all'inizio partiva da noi. Volevamo allargare un po' il nostro gruppo, abbiamo deciso quindi di iniziare questo laboratorio per aggregare persone, e diciamo il nostro obiettivo finale sì, è questo. Portare uno spettacolo nelle periferie. Mi permetto di aggiungere, non soltanto portarlo nelle periferie, ma anche scriverlo insieme. Il laboratorio di teatro sociale è la prima fase di un progetto, quello sul teatro sociale, che ci accompagnerà per i prossimi 9 mesi, sino alla primavera del 2020, no? Questa è la nostra progettualità oggi. Cosa succederà nei prossimi step? Beh, il laboratorio, primissima fase, crea le energie, le persone iniziano ad interagire fra loro. Ci sarà una seconda fase nel quale una parte del laboratorio darà la possibilità di costruire un ulteriore momento di condivisione, un laboratorio di scrittura teatrale. Le esperienze e tutto quello che emerge nel laboratorio sono gli elementi d'ingresso per la scrittura dello spettacolo. E poi lo spettacolo lo si porterà in scena, abbiamo già iniziato a muovere i primi passi, abbiamo un po' di idee su dove realizzarlo, però naturalmente ogni cosa a suo tempo. A suo tempo. Altri progetti in arrivo su Umane Interazioni? Tanti altri progetti che riguardano sempre, io dico, cose un po' stravaganti, perché oggettivamente magari non le fa nessuno in città. Parlando sempre di, diciamo, progettualità sul mondo dell'accessibilità, noi abbiamo un progetto costante che è quello di realizzare dei testi in braille, quindi per gli amici che non vedono. Però che testi? Beh, delle cose molto semplici, i menu dei ristoranti, perché pensiamo che, diciamo, l'autonomia, no, passi anche il sentirsi accolti, l'accessibilità passi anche da un gesto molto semplice. Sono in un ristorante e magari voglio scegliermi io la portata senza rompere le scatole al mio vicino di tavola. E questo è un progetto che stiamo seguendo ormai da circa un anno. Abbiamo realizzato alcuni menu, lavoriamo con alcune persone che scrivono per noi proprio battendole a mano i menu in braille. È fattibile il menu in braille? Non sto pensando io, sì, ho la pizzeria, voglio fare una del genere. È assolutamente fattibile. Mi contatto, riusciamo contattateci e realizziamo un menu anche bello da vedere. Cioè non mi va in malora la pizzeria perché volevo fare assolutamente. Sono progetti, tutti i nostri progetti partono dal concetto di sostenibilità a 360 gradi, progetti sostenibili per noi che creino naturalmente l'opportunità o un momento di possibile inclusione nella vita associativa, ma che poi siano sostenibili anche per l'utente, o in questo caso il ristorante che ha voglia di aggiungere qualcosina alla sua offerta, e in un certo senso dimostrare con un gesto molto semplice, davvero, come dire, dal punto di vista economico costa praticamente zero, ve lo dico in tutta sincerità, ma è un gesto piccolo ma che dimostra un'apertura che non passa inosservata per il soggetto che poi ne usufruisce, e quindi insomma ci piace molto come progetto.
Perfetto, allora siamo arrivati in chiusura, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Ricordateci però le coordinate appunto per avere tutte le informazioni su Umane Alterazioni e sul progetto del Teatro Sociale. Allora, semplicissimo, in prima battuta il nostro sito internet www.umanealterazioni.org. Siamo naturalmente non soltanto sul sito, ma anche su tutti i canali social, Twitter, Facebook e Instagram, sempre con @umanealterazioni. Sia sul sito che sui nostri canali social troverete tutte le informazioni su tutti i nostri progetti e vi invito a scoprirli, visto che sono molti. Perfetto, io vi ringrazio davvero tantissimo. Grazie Grazie mille a Giuseppe Ferraro e Alessandra a te. Grazie. Biganò di Umane Alterazioni. Ci teneteci aggiornati su tutte le varie iniziative nuove che fate e facci sapere quando andrete in scena con lo spettacolo. Certamente, Noi vi siamo, aspettiamo nel infatti, pubblico. come dovrebbe essere, noi posto, abbonati Rai, posto in prima fila, noi, quindi ci Assolutamente. mancherebbe subito, subito. Grazie davvero, ragazzi, di essere qui con noi oggi. Grazie a te. Grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, torna domani alle 12.30, sempre qui in diretta con Good Morning Milano per parlare di Milano, città metropolitana e tutto quello che fa grande la nostra città. Grazie mille, arrivederci.